la derivata prima del nodo x può anche essere approssimata utilizzando un'approssimazione all'indietro. In questo caso scriviamo la temperatura nodale di -1 in funzione della temperatura nodale al nodo i, utilizzando ancora un'espansione in serie di Taylor in questo modo: t meno 1 uguale t meno del t su dx valutata in i per delta x, ovviamente il meno è dovuto al delta x, no? Perché nell'espansione è del t su dx per x meno x0, nel nostro caso x meno x0 è meno delta x, più i termini aggiuntivi dell'ordine delta x quadro. In modo equivalente a quanto abbiamo visto prima, la derivata del nodo i sarà pari a t con i meno t con i meno 1 diviso delta x più i termini aggiuntivi dell'ordine delta x, che rappresentano di fatto l'errore di troncamento nel momento in cui questi termini vengono trascurati. Anche l'approssimazione all'indietro è del primo ordine, cioè l'errore di troncamento dell'ordine delta x, e andando a confrontare le due approssimazioni facendo riferimento ad esempio a un profilo di temperatura di questo tipo, e questo è il nodo I, questo è il nodo T1, e questo è il nodo I-1, evidentemente questa è la temperatura di meno 1, temperatura T con I, e questa è la temperatura T con I più 1. La derivata esatta sarà questa. Cercando di approssimare la pendenza della retta tangente, evidentemente, e quando l'abbiamo approssimata, secondo l'approssimazione in avanti, abbiamo sovrastimato la pendenza, individuando un angolo beta evidentemente più elevato. Utilizzando invece l'approssimazione all'indietro, esattamente come prima, si fa riferimento a questo triangolo dove l'altezza è t con i meno t con i meno 1, e la base, che per questione di chiarezza grafica riporto in alto, è appunto delta x. Quindi esattamente come prima, questa volta la tangente la stiamo approssimando sottostimando, mettiamo gamma, non alfa, sottostimando l'angolo alfa, in questo caso specifico. Quindi sia in avanti che indietro, quello che volevo farvi vedere graficamente è che si commette più o meno lo stesso errore, cioè l'errore dello stesso ordine di grandezza. In avanti, in questo caso specifico, sovrastimiamo la pendenza, all'indietro sottostimiamo la pendenza. Do un minuto per voi che siete impegnati nella realizzazione del grafico, quindi vi do un minuto di tempo per terminare il grafico.
Ora, nella realtà bisogna dire che per il generico nodo interno non si usa né l'approssimazione in avanti né l'approssimazione indietro all'indietro, ma si utilizza uno schema di approssimazione cosiddetto alle differenze centrali. Vediamo di cosa si tratta. Allora, secondo lo schema alle differenze centrali, scrivo innanzitutto la temperatura del nodo I più 1 in funzione della temperatura del nodo I, ancora utilizzando un'espansione in serie di Taylor, ma questa volta non è prestata al primo ordine, bensì proseguo arrestandomi al secondo ordine, quindi avrò dei termini aggiuntivi dell'ordine delta x al cubo. Analogamente t con i meno 1 sarà pari a t con i meno del t su dx valutato in i per delta x più la derivata seconda di dt x quadro sempre valutata in i delta x quattro mezzi, questa volta c'è il più perché il delta x è al quadrato, quindi anche se è negativo il delta x al quadrato ritorna positivo, più i termini aggiuntivi che saranno dell'ordine delta x al cubo. Allora, facendo sostanzialmente una somma membro a membro di queste due espressioni, ottengo, scusatemi, facendo una differenza membro a membro di queste due espressioni, ottengo t con i più 1 meno t con i meno 1 uguale t con i e t con i si semplifica, giusto? Sto facendo una differenza membro a membro, t con i si semplifica e del t su dx meno meno del t su dx si somma, quindi avrò del t su dx valutato in i che moltiplica due volte delta x, fatto la somma, la derivata seconda si elide, quindi questo si elide con questo si elide con questo, più rimangono i termini aggiuntivi che sono ancora dell'ordine delta x al cubo. Lascio questo spazio sulla destra per la rappresentazione grafica e scrivo qui sulla sinistra, sperando di non crearvi confusione, ma in questo modo posso scrivere che la derivata di t rispetto a x valutata in i è uguale a t con i più 1 meno t con i meno 1 diviso 2 volte delta x più, questa volta i termini aggiuntivi saranno dell'ordine delta x al quadrato, che ovviamente vado a trascurare. Questo significa che, rappresentando la derivata prima secondo lo schema delle differenze centrali, l'ordine di approssimazione non è più 1 ma è 2. In altri termini, dimezzando la dimensione di griglia, l'errore diventerà un quarto, che è al quadrato, e così via, capite? Ma qual è la differenza dal punto di vista grafico tra questi differenti schemi, facendo sempre riferimento al caso che abbiamo visto prima, nodo I, nodo I più 1, nodo I meno
meno 1. Trigoni più 1, trigoni e trigoni meno 1. Allora la tangente esatta sarà questa con la sua pendenza. Come prima evidenzio il profilo di temperatura per rendere tutto più chiaro in questo modo. Quindi nodi 1, 2 e 3. Ok, quindi questa è la situazione, va bene? Con l'approssimazione in avanti avevamo detto che c'era una sovrastima della pendenza all'indietro, ho preso la direzione sbagliata, ma le differenze centrali invece è trigoni più 1 meno trigoni meno 1 diviso 2 delta x. 2 delta x è questo qua, mentre questo qua è trigoni più 1 meno trigoni meno 1, quindi il triangolo di cui stiamo parlando è questo, lo faccio molto leggero per evitare di creare confusione sul grafico. E allora la derivata secondo lo schema di differenze centrali è approssimata con quella linea stessa lì, che vedete è quella che ha una pendenza più vicina ad alfa rispetto alle altre due, perché ha un livello di approssimazione del secondo ordine e non del primo. Prendetevi pure il vostro tempo per fare il grafico, se avete dubbi o domande chiedete pure. Ma questa che abbiamo visto finora è la rappresentazione della derivata prima. Se ricordate, l'equazione differenziale che descrive il problema è un'equazione differenziale in cui la derivata prima è la derivata della temperatura rispetto al tempo, ma noi non ce l'abbiamo perché stiamo studiando un problema di regime stazionario monodimensionale con termine sorgente, no? Ricordate, io l'ho cancellata l'equazione, ma abbiamo di fatto una derivata seconda. Allora, come si approssima la derivata seconda? Si approssima in maniera molto simile a quanto abbiamo fatto adesso con lo schema di differenze centrali, in particolare valutata ancora in i delta x quadro mezzi
Poi c'è derivata cubica per t su dx al cubo, valutata i per delta x al cubo di su 3 fattoriale delta 6 più dei termini aggiuntivi dell'ordine di delta x alla 4. Analogamente scrivo ti meno 1 e i meno del t su dx valutata di i per delta x più derivata seconda di t per x quadro sempre valutata di i delta x quadro meno meno derivata di ordine 3 sempre valutata in x delta x al cubo più 6 più i termini aggiuntivi. Voglio ottenere la derivata seconda, quindi che cosa faccio? Questa volta sommo membro a membro, perché sommando scompaiono le derivate prime e le derivate di ordine. Allora otteniamo, quindi stiamo facendo una somma. Allora otteniamo t con i più 1 più t con i meno 1 uguale 2 volte t con i. Questo termine compare con questo e questo compare con questo, più due volte la derivata seconda in i per delta x quadro mezzi, e quindi questo 2 spariscono, più i termini aggiuntivi che sono di ordine 4. Di conseguenza la derivata seconda possiamo scriverla come derivata seconda di t rispetto a x rispetto a i uguale a t con i più 1 meno 2 volte t con i più t con i meno 1 diviso delta x al quadrato più dei termini aggiuntivi che sono dell'ordine di delta x al quadrato. Questo è ancora una volta l'errore di troncamento al momento che evidentemente viene trascurato. Quindi anche la derivata seconda è approssimata al secondo ordine, che è come nel caso dello schema di differenze centrali. Sulla sinistra, i due ordini per scrivere, e cerchiamo di ricapitolare quanto abbiamo detto finora. Il problema è conduzione monodimensionale stazionaria con generazione. Quindi l'astra di spessore L con generazione, e il modello matematico è derivata seconda di t su dx quadro più appunto termine di generazione uguale a 0 con opportune condizioni al contorno non ancora specificate. Allora, volendolo risolvere
alle differenze finite utilizzando la formulazione matematica per il generico nodo interno, e questo è il motivo per cui non è ancora stato necessario specificare le condizioni al contorno, cioè stiamo guardando il generico nodo interno. Quindi generico nodo I che avrà alla sua destra il nodo I più 1 e alla sua sinistra il nodo I meno 1, e ricordate che stiamo utilizzando una griglia di calcolo uniforme, cioè la distanza tra i nodi è costante e pari a delta x. Secondo la formulazione matematica, in ognuno dei nodi andiamo a sostituire l'operatore, derivata seconda in questo caso, con una sua espressione approssimata ottenuta utilizzando un'espansione in serie di Taylor, quindi sotto l'ipotesi che il profilo di temperatura sia continuo derivabile con derivate limitate e continue. Allora in questo caso, per esempio nel nodo I, scriveremo la derivata seconda di t su x rispetto a x diventa t con i più 1 meno 2 volte t con i più t meno 1 diviso delta x più, è diviso delta x al quadrato più il termine di generazione su k uguale a 0. E questo mi porta a scrivere una delle equazioni algebriche che sarà t i meno 1, se vogliamo come dire riordinare la numerazione dei nodi, meno 2t più t più 1 uguale, questo evidentemente è il termine noto che va sulla destra, 8 terzi delta x quadro su k, ed ecco una delle equazioni del sistema algebrico. Ok? Lo faccio per ognuno dei nodi e ottengo il sistema di equazioni. Tuttavia è necessario tenere in considerazione le condizioni al contorno. E noi vedremo le condizioni al contorno guardando invece alla formulazione fisica. Perché questa stessa equazione discretizzata può essere ottenuta attraverso, come dicevo all'inizio lezione, attraverso una formulazione fisica, cioè basata su un bilancio dei flussi di energia. È una formulazione più intuitiva che ci permette quindi di capire meglio il problema, e in quanto tale ci permette in modo intuitivo e molto più semplice di imporre le condizioni al contorno. Quindi, capito come funziona la formulazione matematica, adesso vediamo in cosa consiste la formulazione fisica e utilizzeremo questa formulazione per specificare le condizioni al contorno. Non abbiamo tantissimo tempo, quindi riusciremo a vedere molto velocemente in cosa consiste questa formulazione, ma continueremo evidentemente nella prossima lezione. Allora, il problema rimane sempre lo stesso. E ora affrontiamo appunto la formulazione fisica. Nella formulazione fisica il primo passo è quello di individuare un certo numero di elementi. In particolare, facendo sempre riferimento al generico nodo interno I, esattamente come prima, dobbiamo individuare l'elemento associato a questo nodo interno, che di fatto rappresenterà la porzione di volume rispetto alla quale andiamo a scrivere il nostro bilancio di energia. Capite? Ora, nelle differenze finite, l'elemento associato al nodo iesimo sarà tale da avere il nodo stesso al suo centro e le superfici di controllo saranno collocate a metà tra i nodi adiacenti.
In questo modo quindi questo elemento avrà dimensione pari a delta x, già che questa dimensione qui è delta x mezzi, e già che esso ha il nodo collocato esattamente al suo centro. Quindi, se questo è il volume di controllo rispetto al quale andiamo a scrivere il bilancio, i flussi da prendere in considerazione saranno l'H punto che dal nodo I-1 va al nodo I, l'H punto che dal nodo I va al nodo I+1, e poi gli effetti del termine sorgente, che saranno pari a termine sorgente stesso per il volume, che ricordate che questi qui sono bar sul metro cubo. Ora il bilancio lo scriveremo quindi in questo modo: Q I-1I è uguale a, anzi, più termine sorgente per il volume è uguale a Q punto I+1, e utilizzando di fatto la legge di Fourier questi termini possiamo scriverli come meno K per l'area per dt su dx valutato in I-1/2, cioè qua, più il termine sorgente è uguale a meno kA del t su dx valutato in I+1/2, cioè qua. Queste due derivate prime le valutiamo con uno schema alle differenze centrali, e quindi otteniamo meno kA che moltiplica, sono qui, quindi scriverò la temperatura del nodo I in funzione di TI-1/2 utilizzando un'espansione in serie di Taylor, e la temperatura del nodo I-1 in funzione di TI-1/2 con lo schema delle differenze centrali. Poi quella TI-1/2 si semplifica, ricordate, no? L'abbiamo visto poco fa, quindi scompare, e ciò che ci rimane è T con I meno TI-1 diviso due volte l'intervallo delta x, che nel nostro caso però è questo, cioè delta x mezzi, perché l'espansione la facciamo su delta x mezzi, quindi è due volte delta x mezzi, quindi 2 e 2 si semplifica, più il termine sorgente uguale a meno kA, analogamente T+1 meno T diviso direttamente delta x, perché bene, scriviamo per completezza e due volte delta x mezzi. Ora rimane da osservare che quest'area qui è l'area della sezione normale, cioè se questo è il nodo I posso immaginare che il suo elemento sia fatto in questo modo. Bene, una fettina, e il nodo si trova al centro di questo elemento. Questa fettina ha dimensione delta x, le altre due dimensioni, perché il problema è monodimensionale di fatto, è come se fossero unitarie, giusto? Quindi l'area che compare lì, quella A, è quest'area qui che vi sto tratteggiando, cioè l'area normale all'H punto, che quindi è pari a 1 per 1, cioè 1, capite? Quindi questa qui è pari a 1. Questo volume,
qui è pari a 1 per 1 per delta x, quindi è pari a delta x, e quest'area qui pure è pari a 1. Quindi alla fine che cosa ottengo? Ottengo meno pi con i più 1 più, moltiplico tutto per delta x e ottengo termine sorgente delta x quadro e divido tutto per k uguale a meno pi con i più 1 più pi con i. Se la riorganizzate è la stessa identica equazione di prima, cioè pi con i meno 1 meno 2 volte t con i più t con i più 1 uguale a meno termine sorgente delta x quadro su k, giusto? Ovviamente deve essere la stessa equazione, altrimenti se non fosse la stessa significherebbe che abbiamo commesso un errore da qualche parte, giusto? Quindi con la formulazione fisica arriviamo evidentemente alla stessa equazione. Utilizziamo ancora un'approssimazione di una derivata utilizzando un'espansione in serie di Taylor, in particolare utilizziamo lo schema delle differenze centrali, però come vedete è molto più intuitivo arrivare all'equazione algebrica relativa al generico nodo interno. Le condizioni al contorno le vedremo nella lezione di domani, se ci sono dubbi, domande, chiedete pure, se non ci sono dubbi a questo punto io vi saluto e ci vediamo domani.